Inspira. Fuori l'aria. Entro l'aria con il naso. Fuori. Ancora uno. Fuori l'aria. Bene. Per prima cosa prendiamo le nostre cavigliere, perché il lavoro sarà fatto con un carico esterno, appunto la cavigliera. Se non abbiamo le cavigliere va bene uguale, lo facciamo a carico naturale. Andiamo a vedere il lavoro che si farà. Per prima cosa il nostro lavoro riguarderà il quadricipite femorale, questo muscolo qua. E utilizzeremo la nostra sedia anche in aiuto. Allora, ci mettiamo seduti. A portata di mano però teniamo anche il nostro elastico, perché lo utilizzeremo, faremo un lavoro combinato, vedremo dopo come. Allora, ci mettiamo la nostra cavigliera, in questo caso io uso quella da un chilo, e a portata di mano vicino ci mettiamo anche il nostro elastichetto, abbiamo detto, e lo prepariamo con un bel nodino in questo modo, e lo mettiamo vicino alla nostra sedia. Allora, primo esercizio, quadricipite con, diciamo, delle distensioni delle gambe, in questo modo, saliamo in due tempi, scendiamo in due tempi, schiena dritta, spalle lontane dalle orecchie, pancia dentro, non andiamo in iperestensione con la gamba, cioè a distendere troppo l'articolazione, a sollecitare, cerchiamo di rimanere leggermente flessi, anche perché stiamo lavorando con un carico esterno che è la cavigliera, quindi un po' più pesante, diciamo, il lavoro. Quindi pian pianino, controllando i movimenti. Pronti ad andare in due tempi? 4, 3, sale in due tempi, sale, si scende, salgo, salgo, e se metto le mani qua, sento che lavora il quadricipite. Ancora lento, pancia dentro, e scendo, e ancora uno, due, e ancora uno, due, e ancora vado, salgo, salgo, e scendo, dai non molliamo, e salgo, salgo, e scendo. Gli ultimi quattro, dai. E scendo. Ancora due. Non molliamo. 4, 3. E sto. E recupero. Bravissimi. Lavorava questo muscolo qua. Lo andiamo a complicare un po' questo esercizio però, Era troppo semplice. L'elastichetto che abbiamo preparato lo mettiamo tra le nostre gambe e andiamo a fare un lavoro combinato esterno coscia abduttore leg extension quadricipite. Mettiamo bene l'elastico e ci prepariamo, due tempi apertura delle gambe, chiusura due tempi, salita due tempi, discesa due tempi, ci siamo? Si va, si apre qua, 1, 2, chiudo, chiudo e salgo, salgo, scendo, scendo, esterno coscia, e chiudo, e ancora vado, esterno coscia, sento che lavora tutta questa parte qua, esterno coscia qui, e salgo, salgo, e continuo, 1, 2, e chiudi, sali, sali. La sedia è un ottimo mezzo per potersi allenare anche in sicurezza per la schiena. E altri 4, 1, 2. L'elastico deve fare resistenza, non variamo che è lento, Occhio, ho gli ultimi 2, Adesso Adriano mi dà bene i tempi che mancano, perché mi fa dei gestacci dietro la telecamera e non capisco quanti. Ok, 4 minuti alla fine, bene. 4, 3, e rimango. Bravissimi. Da questa posizione continuiamo il lavoro solo sull'esterno coscia. Con delle ripetizioni singole, aperture,
occhio. 5, 6, 7 in go, apro, chiudo, e, dai, apri, chiudi, e, occhio perché tra un pochino vi chiamo piccoli molleggi, 8, 7, dai, 6, 5, 4, 3, 2, molleggia, rimani, e, ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e recupera, bravissimi, via l'elastico, e andiamo a vedere ancora un esercizio.